La festa dello sport organizzata qui a Rocca Canavese dalla Branda, com'è nata questa iniziativa? È nata da quattro amici al bar che volevano divertirsi e hanno messo assieme quattro attività sportive e tutto solo esclusivamente per divertirci. Io ringrazio tanto gli amici che mi hanno dato retta e sono venuti e se volete venire a divertirvi venite qui a vedere come si vola, come si tira con l'arco e come si tira di box. Tante iniziative sportive e tante associazioni. Sì, sono circa sette, sono tutti molto prestanti che si sono dati da fare veramente per fare questo. Una giornata però purtroppo un po' sottotono, come iniziare? Oggi è stata una giornata purtroppo segnata dal lutto, che è mancato un caro amico, ma lui avrebbe voluto che noi avessimo continuato, quindi noi dedichiamo questa giornata all'amico Francesco che è mancato. Grazie. Oggi qui a Rocca Canavese non soltanto festa dello sport, ma anche ristorazione con ottimi piatti. Beh, quando papà ha deciso di organizzare tutto questo dovevamo anche offrire il pranzo, quindi beh, offrire, diciamo, organizzare, papà, dai, che ne so. Io invece sono Simona, sono stata contattata per dare una mano in questo fantastico evento dove ci sarà la school box, ci sarà il tiro con l'arco, ci sarà anche il gruppo di volo, il gruppo di rocca, parapendio. Del parapendio appunto. Insomma, ci saranno un sacco di altre attrazioni ed è bella più che altro anche la familiarità che si ha nel lavorare qua assieme a tanta gente della nostra età e nonna. Però c'è proprio un clima di tranquillità, si lavorerà tanto, ma con una giusta dose di allegria. Tutto merito di Sergio, di Irene, della figlia dei titolari. Cosa si può degustare? Beh, oggi abbiamo preparato un po' di antipasti, affettati vari, dell'insalata russa, dell'antipasto piemontese come classico della zona. Poi una pasta con ragù e la grigliata, che quella è la specialità di mio padre. Tutte le volte la fa la grande. Non so cos'altro dire. Accidenti, non un pranzo da sportivo, un bel bello l'autopranzo. Che ci vuoi fare? Anche con sto caldo qualcosa ci vuole. Inoltre abbiamo aderito a questa iniziativa, Bistrani, per finanziare l'apertura di un bistro con ragazzi dell'ambiente autistico. Qui speriamo di riuscire a fare abbastanza pasti in modo da poter fare il nostro contributo a questa bella iniziativa. A Rocca Canavese è anche un'associazione che si occupa di parapendio. Assolutamente sì, il parapendio è una cosa importante per noi, il volo libero, libertà e natura in assoluto. È una piccola e nuova associazione, Rocca Volando, oramai è diventata parte del territorio e noi vogliamo costantemente, sia in doppio, veniteci a trovare, venite a provare l'ebbrezza del volo. È un'esperienza per tutti, da 9 a 90 anni. Difatti oggi le persone potranno provare? Esattamente, è una cosa spettacolare provare a volare, perché è semplicissimo, ci sono professionisti per questo, si vola in due, quindi non bisogna saperne leggere né scrivere, solamente fare due passi. Si sta un 15-20 minuti in volo vedendo Rocca così dall'alto e si può vincere qualche paura che a volte uno ha all'interno, ma non è così complicato, per cui è molto divertente. Venite pure. Qui a Rocca anche la school box. School box ovunque, stiamo girando l'Italia. Io abito qua a 200 metri, una sera al bar mi ha detto l'amico Sergio, mi ha detto sa, proviamo a fare qualcosa di sport qua a Rocca, abbiamo provato, molti ragazzi di me sono venuti su, ci stiamo divertendo, una bella giornata di sole, mangiamo, beviamo, facciamo festa. Lo scopo di questa giornata è divertirsi tutti assieme, provare a intercambiare vari sport, pugilato con parapendio e quant'altro, quindi una cosa carina. Ho voluto aderire a questa iniziativa perché in questi paesini limitrofi arriva loro, non c'è mai nulla, e allora stiamo provando a rilanciare questi paesini, lo sport di questi paesini. Quindi siamo soddisfatti, siamo contenti, speriamo che sia la prima edizione e tutti gli anni riusciamo a riproporci in questo avvenimento.